Ciao a tutti, oggi si parla di Honor Wear 10 Lite. È uno smartphone di fascia media, dal prezzo contenuto, dalle ottime prestazioni e che mi è piaciuto molto. Seguite il video per sapere il perché. Vediamo questo Honor più da vicino. La colorazione che ho scelto io è quella blu, perché mi piace molto l'effetto di luce, di giochi, di colore che ha la back cover. Non so se si riescono a vedere. Ok, la versione 4 GB di RAM, 128 GB di memoria, è quella venduta ufficialmente in Italia, è uguale a quella che si è vista in tanti altri video online. Quindi velocemente vi dico: bilanciere del volume sul lato destro, tasto di accensione, secondo microfono per la soppressione dei rumori, lato sinistro il carrellino dove inserire due nano sim più la micro SD con un'espansione massima per una di 400 giga di memoria totale. Sotto troviamo il jack da 3,5 mm per le cuffie, il microfono per il parlato, la micro USB per ricarica e scambio dati e l'altoparlante sistema. Dietro le due fotocamere 20 megapixel e 2 megapixel, doppio flash LED, sensore delle impronte digitali che come sempre su Honor funziona benissimo, 10 volte su 10 ed è fulmineo, vi faccio vedere. Ecco qui, ha anche lo sblocco tramite riconoscimento del viso, vediamo se riesco a farvi vedere senza toccare le impronte digitali dietro. Attivo il display e bam, subito funziona. Naturalmente ha qualche pecca quando la luce della stanza o al di fuori è un po' basso, si indossano gli occhiali, lì fa fatica, alle volte non lo sblocca, ma con le impronte digitali risolviamo subito il problema. Allora, questo Honor da 428 GB, vi dico subito che si differenzia dal fratello minore da 4 GB di RAM e 64 di memoria, come si vede in tanti video, e vi faccio vedere subito qual è questa differenza. Ossia, in sistema navigazione di sistema non sono presenti le gesture alla Xiaomi, quindi abbiamo solo il nuovo tasto di navigazione singolo, i tre tasti, oppure il pulsantino del menu veloce. Allora, io ho provato quello al tasto di navigazione singolo, ci si deve un po' abituare, tutto sommato non è male. Restano i tre classici tasti che alla fine forse sono quelli più comodi, e il menu veloce anche lui è da prenderci un po' la mano. Avrei preferito che ci fossero le gesture, perché avendo come telefono principale OnePlus 6 uso solo quelle, però va bene, pazienza, ci si accontenta e va bene lo stesso. Per quanto riguarda poi le connessioni, abbiamo il Bluetooth che è 4.2, abbiamo l'NFC, non abbiamo l'IRDA, e il wireless è dual band, quindi 2,4 e 5 GHz. Vi voglio dire anche che ha una funzione importante, almeno per quanto mi riguarda, che è quella del rifiuto delle chiamate anonime. Poi è dotata di radio FM, ve la faccio vedere subito, ogni tanto qualche piccolo lag ce l'ha, avete visto che per ricaricare il menu ci è impiegato un po'. La radio FM che uso ogni tanto, quindi non mi dispiace che sia presente. Poi vi posso dire subito che, come abbiamo visto prima, ha il cavo dati ancora micro USB, ma anche per me questo non è una pecca, perché praticamente con tutti i cavi che ho in casa ho sempre quello giusto a portata di mano. Poi, come vi ho detto prima, un'altra delle cose comode che in pochi oggi hanno è lo slot delle nano sim che non è ibrido, nel senso che possono essere utilizzate contemporaneamente le due nano sim, chiedo scusa, più la micro SB, l'espansione di memoria, la micro SD, scusate, e quindi è una cosa molto molto utile. Non ha la funzione della registrazione delle chiamate, che utilizzo spesso, può essere comoda, meglio che ci sia e non utilizzarla, piuttosto che serva e non c'è. Su questo ci si deve rivolgere ad applicazioni di terze parti, come ho fatto io. È presente un LED di notifica, qui è molto piccolo, si vede non si vede, diciamo, vicino alla, praticamente alla fotocamera anteriore. Buona anche la gestione del dual sim. La gestione dual sim in che senso? Praticamente ogni sim può avere predefinita la propria suoneria, in modo tale che quando arrivino le chiamate sappiamo su quale sim la stiamo ricevendo. Per me è molto comodo, non ha senso avere un dual sim e poi avere la stessa suoneria per le due sim. Poi abbiamo ancora le fotocamere, parliamo delle fotocamere, vi farò anche vedere qualche foto e qualche video. La fotocamera frontale è da 16 megapixel, quella
quella posteriore da 20 megapixel più 2. Allora, funzionano tutte e due molto bene. Per quanto riguarda i video, è ben stabilizzato quando non si usa lo zoom, ma una volta che si utilizza lo zoom la stabilizzazione funziona malissimo. Potrete vedere anche questo nel video. Per quanto riguarda le foto, vengono bene anche con l'effetto ritratto, non mi piace tanto l'effetto notte. E per quanto riguarda la fotocamera frontale, che è 16 megapixel, funziona bene. Ho notato che ho provato a fare un selfie con la modalità ritratto, ma non mi è piaciuto molto come ha scontornato l'effetto poco accennato. Ma ora non so se abbia sbagliato, io ho provato a farne diverse ma vengono sempre allo stesso modo, quindi penso che sia una piccola pecca. Test di ripresa con l'Honor, vediamo come si comporta. La stabilizzazione sembra buona. Proviamo a fare uno zoom e cambia decisamente. Ricordo che elettronica la stabilizzazione, si nota come con lo zoom non riesca tanto bene a compensare. Torniamo alle dimensioni normali e proviamo la fotocamera anteriore. Non male anche la fotocamera anteriore. Perfetto. Ok, giriamo una piccola panoramica. Mi è piaciuto poi molto ancora di questo telefono la batteria, che è da 3750 mAh, e mi ha portato sempre a sera con uso intenso, con almeno, parlo quindi di averlo staccato sotto carica alle 6:30 del mattino per poi andare a letto verso mezzanotte con il 35-38% di batteria, quindi dura tanto. Per quanto riguarda poi altre caratteristiche, mi è piaciuto il display, che è un IPS. IPS sappiamo vanno, funzionano bene da 6,5 pollici, ma si tiene bene in mano perché le cornici sono molto ridotte, quindi è ben proporzionato. Vedete, in mano mia si tiene bene. Grazie alla back cover in vetro non è scivoloso, e in ogni caso dalla confezione esce questa cover in silicone sottile che ci si può essere applicata per avere un grip superiore. Abbiamo visto velocemente quelle che sono le caratteristiche dell'Honor e quelle che mi sono piaciute. Voglio ribadire il concetto che lo smartphone venduto in Italia, distribuito in Italia, ossia quello da 4 GB di RAM e 128 GB, non ha le gesture come la versione ancora non distribuita in Italia e di capacità inferiore, come solo come memoria, le prestazioni dovrebbero essere simili anche se non l'ho ancora provato. Quello è, vi sto parlando di quello di 4 GB di RAM e 64 di memoria. Le uniche due differenze quindi dovrebbero essere quelle: il 464 possiede le gesture alla Xiaomi, quella, la versione italiana 428 non possiede le gesture che io tanto amo e definite alla Xiaomi. Detto questo, per il resto lo smartphone gira bene. C'è qualche piccolo lag, avete visto quando sono entrato nel menu delle applicazioni, che si è un po' come se si fosse un po' bloccato. Capita raramente, oggi ovviamente girando il video è capitato proprio all'interno del video, ma ben venga, così potete vedere quelli che sono realmente i pregi e i difetti dello smartphone. Fa delle buone foto, un po' scarso forse sul selfie modalità ritratto, e la modalità notte non mi è piaciuta perché non lo so, falsa un pochettino i colori. Per il resto ho un'autonomia che mi piace tantissimo, e l'autonomia nel smartphone per me è molto importante. Come vi ho già detto, arrivo a sera dopo averlo scollegato dalla carica alle 6:30 circa del mattino, averlo usato intensamente con 5 ore e mezza di schermo, con ancora il 35-38% di batteria. Quindi, se rispecchia le caratteristiche che cercate in uno smartphone, ben venga. Il prezzo è anche accessibile in questi giorni, vi parlo oggi, siamo al 12 novembre mentre registro questo video, lo si può trovare anche in offerta a meno di 250 euro, altrimenti il prezzo online si aggira tra 250, 260, 270. Io comunque vi lascio il link d'acquisto su Amazon qui in descrizione nel mio video, se siete interessati all'acquisto. Io poi come sempre vi auguro una buona giornata, un buon pomeriggio, una buona serata a seconda di quando siete guardando il video. Vi ricordo di condividere il mio canale, i miei video, con amici, parenti, conoscenti, con chi volete, di condividerlo sulle vostre bacheche dei social, Facebook e Instagram, per farmi conoscere. Vi auguro nuovamente una buona giornata, ciao a tutti, ci vediamo sabato prossimo alle 13 circa per un nuovo video. Ciao e alla prossima.